Thank you.
4. Marco, 3. Thank you.
6. Marco
dell'under Daniele Montereali, dicevo, ancora attardato, così come nella prima partita, 40 Marcolin, 14 Montereali. Strette corte in questa bricolla e giro 4. 4 praticamente scritto, se decidi di tirarlo Paolo. No, gioca a girone, arrivo pallino da 3. Realizzanti la Stevola, molto pregato male io la diagonale, mi sembra che se la sia un po' complicata Paolo, o probabilmente era una diagonale che non offriva la possibilità del giro, ma dubito, l'ha vista così Paolo, è una scelta, certo che avendo fatto Stevola ha assolutamente ragione lui. Di americana, corta lunga corta, e fa un autentico capolavoro Daniele Montereali, 6 punti in questa posizione. Al volo dalla lunga di destra Marcolin gira dietro a un pallino da 3 e non difende, e Montereali può andare a battere questo comodo traversino e accorciare non poco il divario con il lombardo via il filotto, 8 punti, palla battente praticamente appoggiata a spunta e difesa trasversale. Perfetto così. In appoggio probabilmente Paolo, con l'avversaria attaccata al 30, offre questo tipo di possibilità. Appoggio un po' abbondante. Vediamo se si fida Daniele e tira lo striscione veloce a fare striscio e doppio striscio a incrociare con arrivo 3. Potrebbe esserci l'esecuzione. Un filo troppo a sfavore la barriera. Vediamo se, mi dà, se la vede come me Daniele. E penso proprio di sì. Eccola qua. Vediamo se passa dal rimpallo, capolavoro di Daniele Montereali, altra perla del romano, come gioca bene. Montereali, no. Avete visto che le biglie si sono scambiate molto vicine dal rimpallo proprio per questa cosa che vi dicevo in presentazione del tiro, cioè che la battente nasceva leggermente troppo a sfavore. Qualora le biglie fossero dritte, la proporzione è quasi naturale per questa esecuzione. Può arrivare anche di 7 sponde. Intanto risposta di Paolo Marcolin con questa garuffa da 3 birilli. Adesso se le stanno veramente dando di santa ragione. 37 Montereali, 51 Marcolin, 1-0. Per Marcolin, tre sponde di calcio sullo stretto, non realizza ma difende Montereali.
Sì, scusate questa interruzione della telecronaca, stavo ascoltando un messaggio di servizio dalla nostra regia. Mi stanno dicendo che abbiamo avuto dei feedback che ci raccontano di una connessione che è andata un po' a scatti. I nostri tecnici hanno stabilito essere responsabile un temporale abbastanza importante sopra Torino. Ripristineremo il tutto, che non è dipendente da noi ma semplicemente dalle linee, il prima possibile. Quindi vi invitiamo a non cambiare, a non staccare la connessione, semplicemente magari a fare qualche refresh della pagina. Mi stavano dicendo anche che è un temporale con fulmini, quindi qualora vedeste un nero è semplicemente il canale che si è spento, perché anche i responsabili, tra virgolette, i gruppi di continuità che lavorano finché ce la fanno a lavorare, giustamente. Quindi non scollegatevi, si tratta soltanto di interruzioni di pochi secondi. Intanto Paolo Marcolin, ritornando sul biliardo, ha fatto suo anche il secondo set, dove comunque Montereali ha dimostrato capacità di reazione. Non penso che cederà le armi così facilmente il fuoriclasse romano. Vediamo come affronta questa esecuzione. Si è impostato con lo striscio di passaggio. Delicatissima questa esecuzione di Daniele, pennellata, palla davvero con poco margine di errore. Due a mo' di tre, no, ma di garuffa, Paolo Marcolini. Garuffa che c'entra nel cuore ancora una volta, sei punti per lui. Marcolin davvero maiuscolo fino a questo momento. Smezzata dalla corta e ottima difesa trasversale per Montereali. Marcolin, due veloce dalla corta, intercetta la palla avversaria scarsa, e qui sfumatura favorevole per Paolo Marcolin, che realizza addirittura 10 punti con la palla avversaria che si mette al posto del rosso. Vedete come alza, avete visto nel replay, alza la mano. Davvero problematico questo inizio di finalissima per Montereali. Montereali che di tutto effetto cerca di capire se ha la possibilità di attaccare dalla corta in basso rispetto ai vostri teleschermi. Decide di andarci di corta, lunga corta, ancora di americano sull'arco. E circa mezza palla, non intercetta la palla di Marcolin, scusate il gioco di parole, concede due punti e piglia libera. Marcolin
faccio, passa anche di primo, ma sta chiaramente sul 2, via subito la fila di primo, 13 punti, pesantissima la punizione per Montereali, 31-4. Traversino di prima, intercetta l'avversaria troppo grossa, non difende. Marcolini può ancora attaccare, è andato a incandelare di seconda e terza, è ancora tutto perfetto, 10 punti per Marcolin, ma buon per Montereali che non ha difeso, battere sfaccio, sfaccio che squarcia Daniele, ancora un parziale pesante, 41-4 a favore di Marcolin. Marcolin, palla lunga, effetto a destra, trova un pelo di palla ideale per diagonalizzare. Risponde palla per Montereali sul largo. Sponda palla probabilmente anche per Marcolin, invece no, ci mette sotto la stecca, probabilmente tira la strisciuta. Un girone, tiro a cui è affezionato Paolo, certo che controllo quasi millimetrico della battente, non realizza punti ma parifica le biglie, benissimo, Montereali. Traversino pelo di palla a Z, non realizza nessun punto, non difende. Giro. Eccoli, è pallino da 4. Qui Colin trova una carambola sul 4 non desiderata, diciamo, gli fa bere 10 punti, non difende, e Montereali tardato di 27 punti può accorciare lo svantaggio con questa dritta di seconda. Gioca subito la sventaglina per l'arrivo pallino 3. Bravissimo Daniele. Colpitore anche lui, cristallino, mezzi tecnici di Daniele, veramente incredibili. Vediamo la risposta. Eccoli. Anche lui a incandelare seconda e terza. Gli ha fatto anche questo, mamma mia che capolavoro, mano alta per Paolo, tre lunghe con la battente a incandelare e rientrare seconda e terza. Marcolin veramente formato stra maiuscolo, era tanto che non vedevo. Era tanto tempo che non vedevo giocare Paolo a questi livelli. Paolo ha voglia di questo titolo, in palio fondamentalmente in questa finale c'è solo il titolo, perché entrambi già hanno
acquisito il passaggio alla categoria dei nazionali, ma l'avevano già acquisito anche dalla classifica generale BTP, quindi vanno a liberare due posti successivi in classifica generale, quello del settimo e dell'ottavo, che rispettivamente sono appannaggio di, ora ve lo dico, non me lo ricordo, Di Santo e Ferrario. Quindi Di Santo, la regola vuole che passano nazionali per la stagione successiva i primi sei della classifica BTP più il campione e il vicecampione italiano della categoria Master. Intanto bellissima questa esecuzione di Daniele, questo fianchettino e taglio contro. Qualora, vi stavo dicendo, uno o entrambi i giocatori fossero già rientrati dalla classifica, si va a scalare chiaramente sesto, dal sesto posto poi. In questo caso tutti e quattro i giocatori arrivati nella finale dei Master avevano già acquisito automaticamente il diritto dalla classifica, e quindi tutti e due i giocatori hanno già acquisito il diritto dalla classifica, e quindi hanno liberato due posti. Vi daremo conto prima della fine del campionato, cercheremo insieme a Nicola di stilare delle classifiche ufficiose ma ufficiali, dove vi racconteremo chi saranno i 48 nazionali della prossima stagione, i 16 professionisti, ma questi già si conoscono. Parleremo un po' anche di promozione e retrocessione. Marco Rin, 3-0, sbagliando veramente poco, con qualche sfumatura favorevole, ma veramente ineccepibile la prova fino a questo momento di Paolo. Traversino di due passate e mezzo per Marcolin, 8 punti per lui, difende al volo Montereali, realizza 8 punti, ma l'impatto col pallino non è dei migliori, infatti pagherà fisso. Vediamo come decide di giocarlo Paolo. Gioca a riportare di effetto buono le biglie nei due opposti settori. Qui la presa molto grossa, Marcolin non difende. Sfaccio a disposizione di Montereale, che questa volta brucia questa esibizione. 8 punti per lui. Rimasto un po' perplesso anche questa volta sul fine corsa della biglia Montereale. Marcolin. Ancora per niente sfiora l'ennesimo strike, era proprio anche questo così come scritto nei libri, 2-2-8 di rientro, buona la conduzione delle biglie. Montereali ci fa di effetto buono, confidando nella protezione del pallino. Vediamo se trova difesa, va leggermente lì. Marcolin può andare ancora all'attacco. Questa dritta di colpo in testa. Di testa, leggero effetto interno. Ancora vola via la fila, vediamo se evita il rimpallo.
E ancora l'ennesimo 12 di Marcolin. Ruolino di marcia impressionante di Paolo. Montereale, risponde Paolo. Giocato splendidamente da Daniele, 4 punti sull'arco. Difesa. Bricolla. Per Marcolin non entra questa volta, anche perché l'ingresso era veramente risicato. Giro a disposizione di Montereali, di schiacciata al centro con la battente, addirittura ha giocato ad andare nell'angolo. Montereali, 4. Leggermente corta l'avversario, risponde palla, no, sta caricando qualcosa di forte, tira striscione. Due punti, ancora ottima la forza che è chiave di questa esecuzione. Montereali, penna la stecca, no, poi cambia idea, arriva a disponde palla, ancora precisissimo, 4 punti per lui, promessa diagonale, procede una braccetta in questa quarta partita, 28 Montereali, 30 Marcolini, di parabola. Ora segno Marcolin, 4 punti. Ordinatissimo. Montereali, passaggio difensivo. Vediamo dove termina la corsa alla palla bianca. Difende, ma Marcolin probabilmente ha la possibilità di questa bricolla, scavare l'ingresso, ingresso che trova perfettamente, ancora a segno sul castello, non sta facendo un giro a vuoto Paolo, 10 punti, vantaggio su Daniele Montereali, stretto su questa bricolla, Daniele e Garuffa a disposizione, Lombardo. Di fu la via di questa garuffa a Marcolino. Proprio adesso. Viene Montereali, fa sistemare dall'arbitro. Palla all'acchito. C'è Filotto, 2-2-4. Ci mette sotto la stecca. Marcolin. Mamma mia se passa. Altra steccata maiuscola. Marcolin. Qui stanno partendo veramente steccate esplosive. La replica di Montereali.
esterna un po' squarciata, trova il rimpallo di terza, realizza solo due punti, non difende. E ancora sfaccio a disposizione di Marcolin. Andiamo velocemente in diretta. Colpo in testa, leggero effetto interno. Realizza due punti. Ma buona la conduzione delle biglie, dovrebbe pilotare nella mezzeria longitudinale del biliardo entrambe. Ma se si fida della garuffa a Monterario si va al volo. Garuffa. Sullo stretto. Leggermente corto. Pallino da 4 e traversino corto per Marcolin. Sfiora il pallino, conduce comunque le biglie in difesa, trasponde di calcio per Montereale, avversario sull'arco del castello, dedicata all'esecuzione. Stretta. E per lui che il birillo crea impedimento, andiamo dalla camera diagonale. Penso nulla sulla palla avversaria, si dovrà indirizzare probabilmente a un 5 sponde di calcio. Lasciamo pure questa inquadratura. Sponde sul largo. Stretto. Stretto e corto, non corto, la forza era giusta sulla porzione larga, lo stretto chiaramente risulta corto. Giro per Marcolin e adesso probabilmente un po' di tensione sta arrivando. Paura di vincere, potrebbe intervenire in lui.
solo 2 punti. Montreali aveva un'opportunità, questa era un'opportunità ghiotta per poter mettere le mani su questo set vitale per lui. Centro del biliardo. Contro i 49 di Montereali. Bianca rimane a qualche centimetro, 2 o 3 dalla tiro c'è. E Marcolin è campione italiano della categoria Master. Un abbraccio lungo, bellissimo, tra questi due giocatori. Paolo Marcolin conquista finalmente un titolo che cercava, un titolo che ha sforato qualche anno fa.